Allora, è un gol che non è servito a cambiare risultato, però un'esultanza da Champions, almeno così si è capito. No, sì, è stata un'emozione incredibile questo gol, speravo in un risultato diverso, comunque ha dato verba alla squadra, abbiamo reagito e c'è stata una grande crema. Ecco, chiedo anche a te dove il Torino ha dato più fastidio, forse sugli esterni, tanti raddoppi, loro avevano grande fisicità, insomma al di là della qualità tecnica di 4 o 5 giocatori che si vedeva, un po' anche una fisicità diversa sugli esterni, tu che hai vissuto qualche minuto, una spezzone di partita, come se pensi che lì possa essere stato il momento più critico per la Cremonese? Sì, ma ti dico, loro hanno qualità un po' in tutti i reparti, quindi è una squadra difficilissima da affrontare. Sugli esterni hanno grande fisicità uno contro uno, sono stati bravi. E anche noi abbiamo fatto la nostra partita, dispiace per il risultato, penseremo alla prossima. Sì, ciao Leonardo, intanto complimenti per il gran gol. Dopo le partite con Fiorentina e Roma, diciamo l'entusiasmo c'era comunque perché ve la siete giocata veramente quasi alla pari in campi importanti. Cosa lascia invece la partita di stasera a livello di morale, sapendo che poi arriva un'altra partita importante praticamente tra due giorni? Sì, in Serie A sono tutte difficili le gare, difficilissime da affrontare contro ogni squadra, ognuna con le diverse caratteristiche, e quindi oggi era dura, come lo è stata dura a Firenze e a Roma, adesso ci aspetta martedì un'altra battaglia da affrontare con lo spirito giusto. Buonasera. Siete una squadra molto giovane, soprattutto nuova, con interpreti nuovi e da poco che giocate assieme. L'idea però è che ogni tanto non si capisca chi sia il vero leader, ogni squadra ha un leader, giusto? L'avete trovato o stai ancora in una fase di conoscenza? Ma ci stiamo conoscendo, siamo tanti nuovi, tanti ragazzi che vengono da nazionalità diverse, ci stiamo conoscendo, stiamo creando la giusta alchimia, il leader poi uscirà fuori piano piano col tempo. Non ti chiedo semplicemente il primo gol in Serie A, non un gol banale per quanto non sia stato fondamentale per il recupero, se hai una dedica particolare. Ma sì, lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza, ai miei amici, tutte le persone a me care. Grazie a tutti.